capita certe mattine di svegliarsi un po' stanchi. Altre mattine invece capita di alzarsi molto carichi. Io questa mattina mi sono alzato con un'idea malsana. Così sono andato al computer e mi sono iscritto a Pornhub Premium. No, scusate, questo non mi interessa. Sì, mi sono iscritto al Mondiale a Spoleto. Facile, vero, iscriversi? Adesso sono catti miei. Sì, ragazzi, sono catti miei. Perché in realtà già l'anno scorso avevo provato a cimentarmi in una gara di mondiale a Rovetta, le storiche Valli Bergamasche. Se vi ricordate, non è finita affatto bene. Infatti, il sabato è arrivato un temporale esagerato, perché sono letteralmente andato nel pallone, ho cominciato a tirare in trasferimento come fosse in speciale e le forze sono venute a mancare. Quindi al sabato mi ero ritirato e la domenica pure, mi sono ritirato anche la domenica per un problema allo stomaco, agitazione, qualcosa che ho mangiato che non mi ha fatto bene e soprattutto la stanchezza. Ahimè, la Valli non è una gara per tutti. Ma sono fiducioso per Spoleto. Sia perché almeno su carta il percorso dovrebbe essere leggermente più umano, ma soprattutto perché adesso ho già fatto l'esperienza di Rovetta, so dove ho sbagliato e soprattutto so che mi devo allenare un po' meglio. Quindi, ragazzi, vado ad allenarmi. A dopo! Ovviamente non è possibile allenarsi tutti i giorni in moto, macinare 3-4 ore in moto ogni giorno, no, non è fattibile. Quindi ho deciso di darmi un po' la mountain bike, che comunque allena bene le gambe, il fiato. Insomma, penso sia un allenamento valido. Ho cercato sempre di spingermi al limite. Se mi avanzavano ancora delle forze, scendevo e facevo dei tratti ancora in salita per stancarmi ulteriormente. Ok, certe volte forse esageravo un pochino. Vai a mollare. Sto cagando addosso perché sento le bestie qua in giro, quindi forse vado, eh. Però non mi importava, io volevo soltanto arrivare a Spoleto preparato. E qui devo ringraziare veramente tanto il mio amico Stefano Pontigia. Mi fa pedalare come un bastardo ogni volta. 5 km e mezzo di salita, tornanti, e non so metodo di piano. E adesso si sale al bollettone. Per il mondiale questo è altro. E anche per la figa, no? Mi ha fatto veramente odiare quello che stavo facendo, però è un allenamento sicuramente che darà i suoi frutti. Non riesco neanche a parlare, mi ha ucciso. Nuovo record, 1 ora e 20. Vai a mollare. Spero di non mollare neanche a Spoleto come ho fatto a Rovetta. Bevo, mangio qualcosa, zì. Ciao. Con questa ombra vi faccio capire che ora ci alleniamo e tutto quanto. Sempre presto. Discesa, cena e domani ancora. Sì, cazzo. Quindi la maggior parte dell'attenzione è andata sull'allenamento fisico. Per quanto riguarda la moto, manche lunghe, tanti sassi, perché a Spoleto troveremo tanti sassi su cui bestemmiare, e qualche tempo sempre per tenersi un po' brillanti e sciolti. Ma l'allenamento non è tutto, infatti serve anche la manutenzione del mezzo e una buona organizzazione. E la moto no, non è proprio nelle sue condizioni migliori. In gomma quasi quasi la tengo, andiamo un po' al risparmio, no? Fiancatina con i punti che neanche al pronto soccorso te li mettono così bene. Qui avevo fame, ho mangiato via un pezzo di grafica, vabbè. Impianto elettrico dovrebbe essere a posto, sì, perfetto, ok, come nuovo. Anche i paramani quasi quasi li lascio, che belli. Ho fatto una breve lista che la vedrete qui di fianco, breve, in cui ho elencato tutti i lavori da fare. C'è da lavorare, ragazzi, andiamo a sistemarla. Ok, forse prima di mettere a posto la moto devo mettere a posto il garage, quindi riordiniamo un attimo. Garage finito, passiamo alla moto. Prima cosa, cambio dell'olio, poi il paramotore lo sistemeremo e revisione alla frizione. I dischi erano talmente incollati che si sono sfilati tutti in blocco. Anche il cestello non era proprio in condizioni fantastiche, quindi andremo a sistemare anche lui. Il paramotore tra botte e crepe dovrebbe essere cambiato,
Ma io ho una mazzetta, quindi direi che con 4 martellate lo andremo a sistemare. Wow! Ciao ragazzi! Oggi è martedì e il programma è domani sera, carichiamo la moto, giovedì mattina la partenza per Spoleto. La moto è ancora non finita, però vabbè, ho ancora 2 giorni. Calcolando che mi tiro sempre negli ultimi 10 minuti, ho ancora tempo. Sto guardando dalla parte sbagliata, mi sa, non fa niente. Visto che ci stiamo avvicinando alla gara, anche il clima logicamente sta cambiando in peggio, una bella pioggia oggi. Oggi ho dovuto fare un brutto lavoro, cioè il lavaggio dei filtri. Filtri che comunque non mi sembrano puliti come dico io. Sanno ancora un po' troppo di olio filtro, quindi gli darò un'altra passata. È uno di quei lavori veramente che ti fa passare la voglia di fare lo sport che fai. Frase contorta, ma ci sta. Per quanto riguarda la moto, allora, l'ho provata fino a ieri, quindi la moto va bene. Meccanicamente a posto, quindi la parte principale è fatta. Adesso bisogna dargli un occhio estetico un po' migliore. So che odiate i miei paramani chiusi e li cambierò per l'occasione. No, non li metterò aperti, piccolo spoiler. Ho ancora qualche pianta da battere. Come vedete ci sono già stati un po' di cambiamenti. Pastiglie nuove, abbinate al mio super disco Curb. È tornata l'espansione col paramarmitta Charlo. Porca c***a, ho già perso una vite. Questa moto vibra un sacco, quindi non è difficilissimo perdere viti. Manopoline OJC pronte, anche se il fil di ferro in teoria non serve, vabbè, io ce l'ho messo per sicurezza, sono un po' paranoico. Ho i calzini buchi, cambiare. Parte un bel timelapse adesso dove tireremo a scheletro la moto, così posso controllare bene tutto. Speriamo in bene. Sulla gomma anteriore andiamo al risparmio, ne monto una usata solo una volta, quindi dai, accettabile. La gomma posteriore o le gomme posteriori le recupererò direttamente sul campo. Dopo aver ricontrollato tutte le viti della moto, ripassandole anche con un bel blocco a filetti, posso rimontare la moto con le plastiche del 125, vi ricordate? Moto ricarburata, candela nuova e filtro pulito. E allora per la gioia del vicinato, musica! Eccoci qua, è mercoledì, ore 18:40. La moto è finita, sto preparando gli attrezzi e i ricambi. Vi faccio vedere qualche chicca. Tra i ricambi, i fermacopertoni, una catena, il carter, dischi dei freni, la cruna catena by Boano, leve dei freni, leve del freno posteriore, un po' di tutto, insomma. Manopole che non si sa mai, guanti in lattice, i vari spray, olio, leve, smontagomme e poi cassetta attrezzi. Con questa si può veramente smontare a telaio completamente la moto. Piano superiore e piano inferiore, con un cricchetto, altri cacciaviti, c'è di tutto. Nastro telato, questo americano telato, salva tutto. Manca l'attrezzo universale, questo risolve qualsiasi problema non elettrico. 280 kg di mazza, quasi come me. E voilà. Bene, bene, bene. Mi stava cadendo la moto. Ultimo step. Prima di partire bisogna levare le punzonature a vernice delle scorse gare. E per farlo usiamo lo sverniciatore. Tac. Servirebbe un pennellino, ma io sono un disagiato ignorante, allora lo metto col cacciavite. Una volta tolte potremo vendere la nostra moto come MyGare.